sensazioni pre-gara? Ma quest'anno sono molto tranquillo perché so che non voglio vincere qui. Quindi dai, sono più agitati gli altri, secondo me si vede tensione. Tracciato è più impegnativo dell'anno scorso, più tecnico. È una rossa, quindi non è una blu, è interessante, oggi scopriamo i reali valori. Diamo le indicazioni di Gigi. Spazzaneve. Spazzaneve? Spazzaneve? Chi è il favorito, Gigi? Tu? Io no, non ho fatto neanche la ricognizione, devo cambiare gli scarponi. Claudio, sì. Devi vincerla questa. No, non si può, non sarebbe bene. Non tu sai bene. Che Ianieri deve arrivare dietro. Questa. Poi abbiamo Ianieri competitivo, ma Meda. Gliel'avete dato l'handicap? L'handicap verrà comunicato questa sera a cena. Sì. Piero, carico? Ragazzi, io devo fare la pre-pista a Gigi. Lui mi prepara la pista. Ti prepara la pista, è vero? Senti, guarda. Allora. Tardozzi è competitivo, Tardozzi è competitivo. Tardozzi è competitivo. Eh? Allora, punto molto sulle cadute. Sulle cadute anch'io. Perché quelli super competitivi. Avevo trovato dove tagliare, ma mi hanno detto che ti danno 10 secondi. Oh, che palle. Quindi questo è proprio drammatico. Alle pippe, date le concessioni. Hanno detto che ci sono quelli che guardano le porte. Date le concessioni alle pippe. No, ma se l'ha inventata domenicali. Si è inventate, sì. Ha detto che ci sarà un handicap che ha comunicato stasera. Ha fatto tutto. Sì, sincero. Realisticamente, sai, quando noi diciamo comunque professionisti. Ti sei tolto anche la giacca per il peso. Sì, cioè, sarebbe ipocrita dire che non si punta a vincere. Poi sai, la vita, la competizione è tutta fatta, ci sono dentro le sorprese. Ma realisticamente penso di essere giù dal podio. Bene. E bene. Quindi di non ripetere l'ottimo podio dell'anno scorso. Vabbè, ma adesso lo vedremo. Dico che voglio vincere, ma non ce la farò. Non sei convinto. No. Tu? Io non voglio arrivare ultimo, ma può essere che ce la faccio. Ti do una notizia. Ce la faccio, forse questa ce la faccio. Intervista sta facendo sì che io non parta. Ah, ecco, no, vai. La pista quest'anno è difficile, per cui bisogna prenderla con cautela e sperare di farla per divertirsi. Poi vedo che tutti in realtà hanno uno spirito competitivo e quindi la mia sfida personale è quella over 65 con Davide Tardozzi, poi vedremo. A spazzaneve. Ma piano. Per il momento sono davanti a Tardozzi, che è il mio obiettivo. Davanti. Per 300esimi, ma adesso vediamo qua. Allora, nella mia personale competizione con Ciabatti sono dietro di 300esimi, ma gli ho detto che è solo la prima manche. Ma ho fatto un errore alla quarta porta che mi ha fatto perdere parecchio, quindi sono molto confidente per la seconda. 2-1, via! Primo classificato col nuovo record della gara, Luca Cesaretti. Bravo. Un mezzo per la foto, grazie. Davide, non è meritata questa foto, ma va bene lo stesso. Mi ribadisco, ti ho dato una valanga di secondi. Grazie a tutti!